Ciao ragazzi e benvenuti alla prima delle lezioni di Guitar Tutorial supportate e caricate nel sito www.backmongolianchopsquad.it. Nella lezione di oggi quello che vedremo sarà la struttura di una chitarra classica, acustica ed elettrica. Questa che vedete qui si chiama paletta. Alla paletta sono attaccate le meccaniche, che sono questi piccoli tastini che trovate attaccati di color oro. E questi piccoli tastini servono semplicemente a fare in modo che la chitarra venga accordata nel migliore dei modi. Questa qui si chiama tastiera. La tastiera serve per far suonare la nostra chitarra. Come potete vedere, questa tastiera è divisa grazie a questi pezzi meccanici di ferro qui in tasti e ricorda molto più o meno la tastiera di un pianoforte. Ed questi pezzi di ferro qui servono proprio per fare in modo che la chitarra riesca ad emettere suoni. Infatti, come potete osservare, i tasti sono stati montati dal più grande fino al più piccolo. Vedete la grandezza? Perfetto. Ora, come funziona? Funziona semplicemente così. Se io vado a suonare il primo tasto, una qualsiasi delle corde che ci sono, che sono sei, una qualsiasi delle sei corde, la chitarra emetterà un suono, ad esempio questo qui. Ora, se io vado a suonare uno degli ultimi tasti, cioè uno dei più piccoli, il suono che emetterà la chitarra sarà molto diverso. Sentite qui. Qual è la differenza? Molto semplice, la differenza è che suonando i primi tasti, i suoni che fuoriescono dalla chitarra sono suoni gravi, bassi, cupi. I suoni che invece fuoriescono dalla chitarra suonando gli ultimi tasti, cioè i tasti quelli più piccolini, sono suoni acuti, sono alti, acuti. Andiamo a esaminare adesso la parte centrale della chitarra, ovvero la cassa. La cassa della chitarra è molto importante perché è grazie ad essa che la chitarra emette suoni. Come funziona? Molto semplice. Vedete questo buco che c'è qui? Da questo buco, grazie alle corde, i suoni fuoriescono. In questo modo. Ora, questo buco che vedete qua si chiama rosone. E le sei corde che abbiamo visto prima sono tutte quante unite e attaccate a questo coso qui, che viene chiamato ponte. Non coso, ponte. Il ponte ha, come diciamo, come principale utilizzo, ha quello di attaccare le corde e fare in modo che vengano quindi poi accordate grazie alle chiavette che abbiamo visto prima, quelle di metallo color oro, e fare in modo che la chitarra venga accordata nel migliore dei modi. Essendo questa una chitarra acustica, la cassa è molto spessa, come potete vedere, è molto spessa. Nella chitarra elettrica che vedremo fra poco, invece, la cassa è molto ma molto ma molto più fina. Quello che vi consiglio, in base alla vostra chitarra, che sia acustica, che sia classica o che sia elettrica, è quello di studiare prima bene le componenti da cui esse sono formate, per capire in questo modo almeno le nozioni base della struttura di una chitarra. Adesso andiamo a vedere quella che è la chitarra elettrica. Allora, quella che vedete qui è una chitarra elettrica. La struttura rispetto alla chitarra classica o acustica è pressoché la stessa. Anche qui abbiamo le nostre meccaniche, adesso vediamo. Le meccaniche di una chitarra elettrica sono un pochino diverse rispetto a quelle di una chitarra acustica o classica. Sono tutte quante, nella maggior parte delle chitarre, sono tutte quante unite in un solo lato e non in due come abbiamo visto prima. Però la struttura e la funzione delle meccaniche è uguale, cioè quella di reggere le corde e accordarle nel migliore dei modi. La tastiera della chitarra elettrica è uguale a quella di una chitarra acustica e classica, con l'unica differenza che nella tastiera della chitarra elettrica ci sono più tasti per permettere di fare alcuni assoli che con l'elettrica, che con l'acustica e con la classica di solito non vengono fatti. E infine,
il corpo della chitarra, che vedete qui in questo caso anche colorato, è molto diverso rispetto a quella di una chitarra acustica o classica. Innanzitutto, come vi dicevo, il nostro corpo è molto più sottile rispetto a quello di una chitarra acustica o classica. Inoltre, cosa che avreste dovuto notare fin da prima, non ha quel famoso buco che abbiamo visto prima. Anzi, al contrario, ciò che ha sono queste particolari forme quadrate attaccate, che ovviamente voi non sapete cosa sono. Ora ve lo spiego. Queste particolari forme, che vengono chiamati pick-up, servono essenzialmente per far fuoriuscire il suono delle corde attaccando elettricamente la chitarra ad un amplificatore. Un amplificatore è semplicemente uno strumento che ha la funzione di amplificare, come dice anche il nome, la nostra chitarra. Il ponte, che qui potete vedere, è molto simile, no, è diverso da quello della chitarra acustica o della chitarra elettrica. Come potete vedere, però, la funzione è pressoché la stessa, con l'unica differenza che in questo caso è metallico e che, anche se qui è un ponte fisso, come adesso vi faccio vedere, esistono anche ponti mobili. La differenza tra il ponte mobile e il ponte fisso è che il ponte mobile, che adesso vedremo, si muove, mentre il ponte fisso, come questo, è attaccato alla cassa della chitarra. Vediamo adesso il ponte mobile. Questa, che è un Fender Stratocaster, come potete vedere, ha il ponte mobile. Che significa mobile? Come potete vedere dalle immagini, questo piccolo buchino che vedete qui, questo qui, serve per attaccarci una leva, e grazie a questa leva il ponte, che è mobile, muovendo fa fare dei suoni particolarmente strani alla nostra chitarra. Vi faccio vedere. Come dicevo, questa che vedete qui è la nostra leva, e la nostra leva serve a far suonare la chitarra in questo modo. Guardate. Ovviamente il modo di usare questa leva non è esattamente questo. Io volevo soltanto farvi sentire che, muovendo il ponte, la corda, per una questione di meccaniche, si allenta, e quindi il suono che ne fuoriesce è molto, quasi, come poter dire, è molto lasciato andare, una specie di suono che sembra quasi rovinato, sentite. La funzione della leva la vedremo nelle lezioni successive, quando parleremo della chitarra elettrica e delle sue tecniche. Per adesso sappiate semplicemente che, come dicevo prima, esiste un ponte fisso e un ponte mobile. Per concludere, una chitarra elettrica ha ovviamente dei volumi, che sono questi qui, e servono per alzare e abbassare volumi, e questi qua. I toni invece servono, che sono questi qui come potete vedere, per far cambiare il suono alla nostra chitarra. Per quanto riguarda la chitarra classica, elettrica e acustica, è tutto. Nella prossima lezione cominceremo a far suonare la chitarra, ad imparare come vengono usate le dita sulla chitarra. Per oggi è tutto, grazie per avermi visto, sono molto contento, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!